caffè e scuola. Credo sia un'occasione importante per avvicinare la scuola alle istituzioni, per aprire le porte dei palazzi della politica, per dare la possibilità sia ai bambini che ai ragazzi del superiore di conoscere un po' più a fondo la macchina amministrativa regionale, per permettere di capire quali sono le esigenze vostre come studenti e le opportunità che potremo creare noi come legislatori. Il progetto Civil Life ha questo obiettivo, quello di avviare un percorso di conoscenza reciproca, di trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini e soprattutto nei confronti delle scuole. Credo sia un'opportunità importante proprio in un periodo di riforme dove i ruoli degli enti locali e degli enti periferici avranno e assumeranno sempre più importanza nel rapporto con i cittadini. Quindi Civil Life e altri strumenti che il Consiglio regionale mette a disposizione attraverso lo strumento dell'informatica, attraverso lo strumento del dialogo diretto, contatto diretto con i cittadini, permette a noi legislatori di avere un costante contatto con voi. Io passerei la parola al dottor Bertocco per illustrare quali sono stati gli inizi e il processo che ci ha portato ad oggi a premiare voi per i risultati raggiunti attraverso Civil Life, per far capire il contenuto e la risorsa che Civil Life offre alla cittadinanza attiva e soprattutto alle scuole. Prego, dottor Bertocco. Possiamo dare via alle danze con il filmato intanto che introduce in modo...